Ciao, bentrovati. Oggi parliamo di consapevolezza. Allora, a che cosa serve che tu fai allenare un tennista, un atleta per 45 ore su un campo da tennis se nel profondo il tennista o l'atleta non raggiunge una certa consapevolezza riguardo a ciò che sta sbagliando, come essere presente a se stesso e come mettersi in contatto con quelle risorse interiori che ha e che normalmente non usa? Alla fine l'allenamento in sé per sé pratico è una condizione necessaria ma non sufficiente, perché se poi non gli si spiegano le cose da un punto di vista più profondo le persone non lo capiscono. Dunque oggi voglio proprio parlare di questo. Io, diciamo, i più grandi risultati che riesco a ottenere, sempre che le persone siano disposte a essere ricettive, perché molti non lo sono, è proprio quando i ragazzi, i tennisti, le persone riflettono su quello che gli stai dicendo. Oggi ero, diciamo, consueto terzo tempo di mental tennis, dopo i vari allenamenti andiamo a mangiare insieme, parliamo con le ragazze, vedo proprio le ragazze colpite, no, da quello che stavo dicendo, perché probabilmente dico delle cose sicuramente che vanno un pochino controcorrente, come per esempio che per me gli errori contano zero, quello che conta è l'intenzione. È ovvio che se tu nel tennis rincorri un'idea, cerchi di avvicinarti il più possibile verso un'idea di gioco, di giocatore o di giocatrice, devi anche permettere a te stesso di poter sbagliare. Ma sembra una cosa fuori dal mondo, ma per me in realtà è fuori dal mondo, è proprio quello che gli insegnano, cioè continui rimproveri quando le persone sbagliano, cioè, il che fa crescere degli allenati mentali, perché poi alla fine hanno sempre paura di sbagliare e quando vanno in campo sono terrorizzati. Invece quello che insegno io è proprio che lo sbaglio, se fatto in buona fede, cioè con l'intenzione giusta, fa parte della crescita. D'altro canto c'è un proverbio che dice solo chi non vive o chi non gioca non sbaglia, no? Ecco, questo è quello che penso io. E vedevo proprio queste ragazze che, cioè, assortite e consapevoli, cioè erano diventate consapevoli del perché a volte è importante anche potersi permettere di sbagliare se vogliamo migliorare, se vogliamo evolvere, se vogliamo rincorrere un'idea di gioco. Dunque, quello che voglio dire con questo filmato è che, ok, è molto importante la continuità degli allenamenti, ma secondo me la cosa più importante, almeno quello che mi riguarda, che fa crescere di più di tutto, sono le chiacchierate che ci facciamo con questi ragazzi, con questi atleti. Cioè il fargli capire una filosofia di approccio alla competizione diversa da quella che normalmente gli viene insegnata. Dimmi che cosa ne pensi, se sei d'accordo o meno, lasciami pure i tuoi commenti, ultimamente mi sto divertendo sempre di più a rispondervi, siete sempre più numerosi e io sono qui per rispondere alle vostre domande, se ne avete scrivetemelo. Ciao ciao!